Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo appuntamento di oggi di Energy Week Industry and Efficiency. Con me c'è adesso Davide Mongiu, Product Manager Accumulatori Oleodinamici di IDAC. Vi do brevemente due indicazioni. Ricordo innanzitutto che la chat è aperta, quindi potete scrivere le vostre domande e al termine della relazione le porremo o le inoltreremo al relatore. Nella sezione File, inoltre, potete trovare il PDF della rivista Energy Week con tutti i protagonisti e gli abstract di questa edizione digitale. Dunque, passo subito la parola all'ingegner Mongiu che ci parlerà del contributo dell'oleodinamica per l'efficienza e la sostenibilità d'impianto. Siamo. Eccoci. Buongiorno innanzitutto e benvenuti a questo appuntamento con Energy Week. Come già anticipato, in questa chiacchierata parleremo di efficienza e sostenibilità dell'impianto, ponendo però l'accento sul contributo che l'oleodinamica può offrire in tal senso. Dopo una premessa nella quale introdurrò le tecnologie di Fluid Care e Fluid Power, ci polarizzeremo sul concetto dell'accumulo di energia, introducendo un innovativo accumulatore oleodinamico che permetterà, come vedremo, di minimizzare le dispersioni di energia all'interno dell'impianto. Per concludere, enumereremo le caratteristiche e i vantaggi che queste tecnologie possono arrecare all'impianto in termini di resa e efficientamento energetico. IDAC è una multinazionale che ormai da diversi anni si trova a operare nei più svariati settori dell'oleodinamica, dal settore industriale propriamente detto, al settore Davide, oil scusami, non and hai condiviso lo schermo. strano. Come mai? A me risulta condiviso. Riproviamo. Sì. Ok. Ripetiamo. Oggi, come è stato già anticipato, parleremo di efficienza e sostenibilità dell'impianto, ponendo però l'attenzione sul contributo che l'oleodinamica può fornire in tal proposito. La premessa fondamentale sarà quella di introdurre tecnologie come Fluid Care e Fluid Power, dopodiché ci polarizzeremo sul concetto dell'accumulo di energia, introducendo un innovativo accumulatore che consentirà, come vedremo, di minimizzare le dissipazioni di energia. Concluderemo quindi dando una resumé dei vantaggi che queste tecnologie possono fornire all'impianto in termini di energy saving. IDAC è una multinazionale che si trova a operare nei più svariati campi dell'oleodinamica, dall'industria propriamente detta al settore oil and gas, fino ad arrivare al settore delle macchine movimento terra. Riteniamo che le tecnologie di energy saving e di sostenibilità siano tra gli asset strategici più interessanti che il mercato ha offerto negli ultimi anni, specie se teniamo presente che sempre più spesso agli impianti oleodinamici, come agli impianti in generale, è richiesta la limitazione delle inefficienze e dunque degli sprechi e contemporaneamente una riduzione dei fermomacchina e dei guasti a tutto vantaggio di una estensione della lifetime dei componenti. IDAC ha declinato questa necessità proveniente dal mercato attraverso la definizione di tecnologie fluid care, ossia tecnologie associate a sistemi per il trattamento e il ricondizionamento dei fluidi di processo, e tecnologie fluid power, rappresentate invece dai sistemi fonte di potenza per l'impianto.
Questi sistemi a loro volta possono essere suddivisi in sistemi, oserei dire, smart per la minimizzazione del dispendio energetico, tipicamente sistemi a velocità variabile per l'azionamento idraulico, e un'altra sottocategoria è rappresentata dalle tecnologie di accumulo. Noi, nella giornata di oggi, ci focalizzeremo principalmente su questa seconda tecnologia. Ingegner Mongiu, la interrompo per ricordare che è possibile consultare una raccolta di casi applicativi sempre nella sezione file, in cui appunto parlate anche di applicazioni reali di queste tecnologie. Parlando quindi di tecnologie di accumulo, viene abbastanza naturale parlare degli accumulatori oleodinamici, che per loro stessa natura hanno la funzione di accumulare e restituire energia sotto forma di pressione. Questa loro funzione è garantita dalla presenza all'interno dell'accumulatore stesso di un elemento elastico che consenta l'assorbimento e la resa dell'energia. Notate che questo elemento potrebbe essere, in caratteri assolutamente generali, qualunque, anche una molla meccanica, ma le prestazioni sempre più spinte dei sistemi oleodinamici hanno di fatto portato all'impiego quasi esclusivo degli accumulatori idrodinamici, ossia di quegli accumulatori nei quali la componente elastica è rappresentata da un gas in pressione, tipicamente l'azoto. Lo sviluppo che IDAC ha portato avanti nel corso degli ultimi anni al fine di massimizzare la resa degli accumulatori parte da un presupposto di base, che è l'osservazione che nel mercato oleodinamico vi sono diverse macchine e sistemi che per loro stessa natura hanno una tendenza alla forte dissipazione. Questo è legato sia alla natura del ciclo di lavoro che queste macchine eseguono, ad alta frequenza e estremamente intensivo, oppure alle condizioni operative, come ad esempio sensibili variazioni di pressione e temperatura. Tutti questi fattori uniti portano a dissipare, ahimè, moltissima energia. IDAC, per meglio chiarire questo concetto, mi avvalgo del ciclo classico di carica e scarica di un accumulatore. In questo diagramma possiamo vedere sull'asse delle ascisse il volume di olio accumulato all'interno del sistema, mentre sulle ordinate vediamo la pressione del gas. Partendo quindi dalla condizione di precarica, ossia dalla condizione con un volume accumulato di olio nullo e una pressione, che è per l'appunto la pressione di precarica, se immaginiamo di far avvenire una compressione con conseguente accumulo di olio, noi arriveremo a una condizione finale con una pressione evidentemente superiore a quella di partenza. Nel caso specifico stiamo prendendo in considerazione un accumulatore da 32 litri che ha raggiunto la pressione massima di esercizio di 330 bar. In questa trasformazione, per effetto della compressione del gas, questo è andato incontro a un forte riscaldamento. Questo riscaldamento è il responsabile dell'andamento della curva in questo tratto verticale a volume costante, in questo tratto noi possiamo notare una caduta di pressione. Questo fenomeno lo possiamo spiegare se consideriamo il fatto che il gas, essendosi scaldato, comincia a scambiare calore con l'ambiente esterno, che ha una temperatura inferiore, e quindi parte dell'energia da esso accumulato verrà inevitabilmente dissipata. A questo punto, se facciamo avvenire l'operazione opposta, ossia una scarica completa dell'accumulatore, sino a un volume residuo nullo, anche in questo caso noi vedremo un recupero parziale di pressione che è legato allo stesso fenomeno visto prima, ossia di nuovo uno scambio di calore e quindi di energia
tra l'ambiente circostante e l'accumulatore. La differenza in questo caso è legata esclusivamente al fatto che l'azoto in questa fase è a una temperatura inferiore di quella ambientale e quindi il calore fluirà spontaneamente dall'ambiente verso l'accumulatore. L'area sottesa tra queste due curve, quindi l'area rappresentata in grigio, rappresenta quindi il tasso di energia netta scambiata con l'ambiente esterno e quindi per definizione l'energia irrimediabilmente persa. Questo valore è chiaramente funzione della natura del ciclo di carica e scarica subito dall'accumulatore. Ciò che però è importante far notare è che questa energia dissipata si verificherà sempre, perché è legata a un fenomeno fisico. IDAC ha quindi cercato di sviluppare una soluzione che potesse, se non eliminare, almeno limitare questo effetto ovviamente sgradito. È riuscita a sviluppare una soluzione innovativa che consiste nel caricare con una speciale schiuma l'interno, il volume all'interno della sacca, quindi dell'elemento separatore contenuto nell'accumulatore. Questa speciale schiuma ha una struttura interna molto particolare, una struttura a cellule aperte, ossia ogni singolo volumetto della schiuma è in comunicazione con i volumi adiacenti, ottenendo così quindi una struttura altamente porosa. Questa caratteristica ha due enormi vantaggi. Il primo, che è quello di consentire all'azoto di diffondere uniformemente all'interno della schiuma. Il secondo è quello di massimizzare la resa, lo scambio termico tra il gas e la schiuma stessa. Faccio presente che anche in questa soluzione la presenza dell'azoto è fondamentale, in quanto, come nella soluzione classica, l'azoto rappresenta l'elemento elastico del sistema. Ingegner Mongiu, quindi possiamo affermare che è come una spugna in una bacinella d'acqua? Sì, diciamo che questa similitudine è abbastanza calzante. Noi dobbiamo immaginare l'azoto diffuso all'interno della schiuma come l'acqua che si diffonde all'interno di una spugna nel momento in cui viene immersa effettivamente in un contenitore contenente un liquido. Da un punto di vista qualitativo, la differenza quindi tra un accumulatore classico e un accumulatore in esecuzione von Filt è interamente da ricercarsi nella presenza di questo elemento isolante contenuto all'interno della sacca. Da un punto di vista invece quantitativo, che è la cosa che più ci interessa, possiamo fare un confronto tra due accumulatori, uno in esecuzione standard e uno in esecuzione von Filt, e osservare, confrontare i cicli di carica e scarica dei due accumulatori. Sulla destra possiamo vedere il ciclo di carica e scarica dell'accumulatore classico, che ho già descritto prima e sul quale non mi dilungherò ulteriormente. A sinistra invece possiamo notare l'andamento della pressione nel volume dell'azoto quando ci troviamo di fronte a un accumulatore di tipo von Filt. Quello che appare immediatamente evidente è che, a differenza del ciclo standard, nel caso di un accumulatore von Filt, noi andiamo a minimizzare quell'area grigia che avevamo visto prima essere indice della quantità di energia scambiata verso l'esterno e quindi irrimediabilmente persa. La esecuzione von Filt ci consente di ridurre drasticamente l'energia persa perché da buon isolante impedisce al gas forti escursioni di temperatura. Per dare due indicazioni numeriche, nel caso di un accumulatore da 32 litri, noi passiamo da uno scambio
di energia e quindi da una perdita di energia di circa 31 kJ a una perdita di circa 3 kJ. Quindi abbiamo ridotto a un decimo il volume dissipato. Analogamente, se minimizziamo il volume perso dall'accumulatore, massimizzeremo l'energia che questo sarà in grado di erogare. E infatti, come vediamo, passiamo da un'energia di 166 kJ a un'energia rilasciata di circa 260 kJ. In questo secondo grafico possiamo notare i medesimi benefici già visti precedentemente, ma prendendo in considerazione un altro parametro funzionale, che è la temperatura del gas. Come possiamo vedere, infatti, l'andamento della temperatura dell'azoto nel caso di un accumulatore standard, siamo sulla linea arancione, presenta delle forti variazioni termiche se paragonate a quelle che abbiamo con il medesimo accumulatore ma in esecuzione speciale. Vedete soprattutto in queste zone come la temperatura tenda a mantenersi pressoché costante. Questo sarà un vantaggio enorme in termini di minimizzazione dell'energia dissipata. Da ultimo, per rendere ancora più evidente e di semplice lettura il vantaggio offerto da questa soluzione innovativa, abbiamo allestito un piccolo test sperimentale composto da due accumulatori della stessa taglia, ma uno, quello di sinistra, in configurazione standard, mentre quello di destra è in configurazione phone field. In testa agli accumulatori è stato poi montato un trasduttore di pressione allo scopo di tenere monitorata la pressione del gas istante per istante. Partendo quindi da una condizione di precarica identica per entrambe le soluzioni di circa 5 bar e facendo eseguire un ciclo di carica dell'accumulatore, noi andiamo a immettere olio nel sistema con la conseguente aumento della pressione lato azoto. Quello che però notiamo è che nel caso dell'accumulatore standard, così come avevamo già anticipato nell'analisi del ciclo teorico, osserviamo una caduta di pressione. Questa caduta di pressione è indice del fatto che l'accumulatore ha scambiato calore con l'ambiente esterno e quindi ha ridotto il contenuto energetico dello stesso. È abbastanza evidente, infatti, che in questa condizione i due accumulatori non hanno più la stessa resa energetica, in quanto hanno lo stesso volume, ma si trovano a due pressioni differenti. Nella condizione invece phone field questo calo di pressione non si è verificato perché abbiamo contenuto l'innalzamento termico dell'azoto. Potremmo quindi già renderci conto solo per questo che la esecuzione speciale è in grado di fornire, di immagazzinare maggiore energia. Ma giusto per poter dare una riprova a tutto questo, facendo eseguire una scarica completa, possiamo notare all'interno dei contenitori il volume di olio che i due accumulatori sono in grado di erogare. Appare molto chiaro che l'accumulatore in esecuzione speciale è stato in grado di erogare un volume sensibilmente maggiore di olio rispetto alla versione standard. Tra l'altro, la versione standard ha poi, possiamo misurare un aumento di pressione che, come visto prima, è legato nuovamente allo scambio termico nei confronti dell'ambiente. Possiamo quindi concludere che, a parità di taglia, un accumulatore di tipo phone field è in grado di garantire maggiori potenze e quindi una maggior resa energetica. Questa soluzione ha chiaramente offre i maggiori vantaggi in tutte quelle condizioni operative, come abbiamo già accennato all'inizio di questa discussione, in cui ci aspettiamo un lavoro intensivo, un'alta frequenza e forti gradienti di pressione e temperatura, tutti fenomeni che sono responsabili di un'elevata dissipazione.
Per concludere, quindi, possiamo dire che questa soluzione innovativa consente, in prima battuta, la riduzione delle dimensioni della stazione di accumulo. A titolo di esempio, porto qui il caso di una stazione composta originariamente da 16 accumulatori da 32 litri in configurazione classica, che sono stati sostituiti da una stazione composta da soli 12 accumulatori da 32 litri, quindi con un risparmio in termini del numero di accumulatori del 25%, senza con questo compromettere la capacità di resa energetica della stazione, che al contrario aumenta da 163 a 184 litri erogabili. Un secondo vantaggio offerto da questa tecnologia, che è connesso al primo, è legata a una sensibile riduzione dei pesi e delle dimensioni delle stazioni di accumulo. Come ben sapete, al giorno d'oggi è richiesto in qualunque sistema oleodinamico e non solo la compattazione e la riduzione il più possibile degli ingombri. Quindi anche da questo punto di vista questa soluzione va incontro alle nuove esigenze richieste dal mercato. Per concludere, a fronte di una maggior resa e di un minore ingombro dell'accumulo, abbiamo poi un terzo vantaggio in termini manutentivi, ossia la versione Foam Field ci consente di ridurre la frequenza di intervento di manutenzione. Per poter chiarire questo concetto devo fare un passo indietro e spiegare che cosa intendiamo per manutenzione all'interno di un accumulatore oleodinamico. La manutenzione ordinaria di un accumulatore oleodinamico consiste fondamentalmente nella verifica di precarica, ossia nella verifica della pressione dell'azoto. Per quale ragione è necessario verificare periodicamente la pressione? Perché, ahimè, durante il funzionamento, per effetto di un fenomeno fisico denominato permeazione, il gas, le molecole di azoto, tendono a sfuggire attraverso la barriera rappresentata dalla sacca e quindi col tempo la pressione di precarica cala all'interno dell'accumulatore. Questo è inevitabile, ma di più, è tanto più severa la perdita di azoto quanto più la temperatura è elevata. La dipendenza tra la permeazione e la temperatura è secondo una legge esponenziale, quindi a un raddoppio di temperatura io ho una permeazione che è molto più che doppia. Comprendiamo allora per quale ragione la versione Foam Field offra un vantaggio importante da questo punto di vista. Abbiamo infatti detto che con questo isolamento l'accumulatore subisce una minore escursione termica e quindi la permeabilità sarà conseguentemente di minore impatto. È corretto quindi affermare che un accumulatore Foam Field, a parità di tutte le altre condizioni, richiede una minor manutenzione, o meglio, un minor controllo di precarica rispetto all'esecuzione classica. Abbiamo quindi visto che tecnologie Fluid Power e Fluid Care ci vengono in aiuto per aumentare le performance degli impianti e quindi ottenere impianti più efficienti. In particolare ci siamo focalizzati sul concetto di accumulo di energia, presentando una soluzione innovativa che massimizzi la resa dei sistemi. E quindi possiamo concludere dicendo che ogni singolo componente all'interno di un impianto può contribuire alla massimizzazione della resa del sistema e quindi a realizzare sistemi migliori. Io con questo avrei concluso. Per questa ragione, se ci sono delle domande. Sì, allora abbiamo tre domande. La prima, quindi in quali settori trova applicazione? Quali sono i casi tipici? Per quanto riguarda questa domanda, direi che per quello che abbiamo evidenziato
precedentemente, cioè avendo delineato le caratteristiche che deve avere il sistema, deve essere un sistema ad alta ciclica, con forti gradienti di pressione e temperatura, io direi che i casi più notevoli, diciamo, sono quelli certamente rappresentati dal settore delle presse, che sono per definizione macchine ad alta intensità e a forti salti di pressione, e perché no il settore in generale siderurgico, dove di nuovo le cicliche sono molto molto spinte. Ok, poi questa tecnologia soppianterà l'uso dell'accumulatore tradizionale? No, non è questa la finalità di questa soluzione. Questa soluzione voleva soltanto offrire al mercato una modalità di ottimizzazione della resa energetica. Quindi non si pone l'obiettivo di soppiantare il classico accumulatore, bensì di affiancarlo e, perché no, offrire maggiori performance laddove vi siano, sussistano le giuste condizioni operative. Poi abbiamo un'ultima domanda: quando saranno disponibili sul mercato? Ma in realtà questa soluzione è già disponibile sul mercato, quindi qualora ci fosse la necessità di analizzare insieme il vantaggio che questa soluzione potrebbe portare, questo è qualcosa che noi possiamo già fare, sia in termini di simulazione, quindi di calcolo della dimensione del sistema di accumulo, sia in termini proprio commerciali, quindi siamo anche in grado di proporre questa soluzione. Benissimo, io la ringrazio veramente tanto e ringrazio anche tutto il team di IDAC. Vorrei concludere semplicemente ricordando che da diverso tempo IDAC ha sviluppato il portale Modo Fluido, nel quale periodicamente andiamo ad inserire articoli e soluzioni applicative realizzate con l'apporto dei nostri clienti, che fanno riferimento fondamentalmente al trattamento dei fluidi e all'efficientamento energetico. Per questa ragione, se vi inviterei, nel caso siate interessati ai concetti legati alla energy efficiency e all'ecosostenibilità, di fare riferimento al link presente in slide. Ottimo. Alle altre domande l'ingegner Mongiu risponderà dopo il webinar privatamente. Io quindi vi ringrazio e vi ricordo che riceverete tramite una newsletter serale un link per rivedere tutto l'intervento. Vi aspetto quindi giovedì 3 dicembre con un doppio appuntamento. Alle ore 10:30 le buone pratiche di efficienza energetica di RSE, mentre alle 11:30 la relazione di AB Energy dal titolo La trigenerazione sotto zero, il caso San Montana. Nell'augurarvi quindi una buona continuazione, vi aspetto giovedì 3 dicembre perché vi ricordo che questa è Energy Week.